Su circa 200 imbarcazioni, i veneziani si sono dati appuntamento nella Darsena Grande dell'Arsenale, dove, insieme al sindaco Luigi Brugnaro e al consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, hanno vogato fino alla Madonna della Salute, dove, ad attendere tutti, c'erano il coro e i musicisti del teatro La Fenice, un modo per celebrare anche la Giornata Internazionale della Musica. Durante il percorso, le barche hanno reso omaggio con l'Alzaremi agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid. Io cito sempre il Giappone, perché Venezia ha questo riferimento, noi abbiamo questo riferimento. E il Giappone è la massima rappresentazione della storia, come lo è Venezia evidentemente, della tradizione, da cui partiamo, per avere però anche parallelamente la grande modernità. Ecco, a noi manca la seconda, dobbiamo arrivare alla grande modernità. Perché Venezia, sì, il progetto Venezia è consolidare, sviluppare, difendere tutta la storia per pensare alla modernità. Siete voi la modernità, no? I nuovi mezzi di ascolto, il nuovo modo di comprare, le nuove tecnologie, i giovani che possono fare start-up. Venezia è un luogo ideale, magico per fare università, per fare attività. Quindi come immagina una vogata moderna? No, la vogata va bene così, serve per attirare i nuovi media, serve la vogata per raccontare come la città sia viva, serve per dimostrare che non ci piangiamo addosso. Vogliamo cominciare a fare, questa è stata una prova generale per poi fare il Redentore. Voi sapete, il terzo sabato di luglio ci sarà il Redentore, che è questa grande festa che si fa proprio per la peste, per celebrare la fine della peste a Venezia. Ovviamente qui non parlavamo di peste, abbiamo fatto un gran confusione in tutto il mondo su questa roba qua, ne parlerà la storia di quello che è successo, ma per adesso dobbiamo dire, ragazzi, ritorniamo a scuola, ritorniamo a lavorare, con tutte le prudenze del caso, con tutti i rispetti, però bisogna rimettersi in moto e forse anche dovremo imparare a convivere anche con un virus che si modificherà, ma che non può farci diventare schiavi.